Ciao, nella video ricetta di oggi andrò a mostrarvi come realizzare la glassa a specchio rossa. Questi sono gli ingredienti: panna per dolci, cioccolato bianco che io ho già provveduto a tagliare a pezzettini, cola di pesce, glucosio e colorante rosso. Per prima cosa mettiamo a bagno la cola di pesce in acqua fredda. Quindi mettiamo la panna per dolci in un pentolino. Aggiungiamo alla panna il glucosio. Questo è un prodotto che è ormai reperibile in tutti i negozi che tengono articoli per pasticceria. A questo punto mettiamo la panna e il glucosio sopra il fuoco. Dobbiamo portare la panna a bollore. Quando la panna ha raggiunto il bollore, chiudiamo il fuoco. Aggiungiamo prima la colla di pesce ben strizzata. E frustiamo bene. Una volta sciolta la colla di pesce, aggiungiamo il cioccolato tagliato a pezzettini. E andiamo a frustare anche dopo aver aggiunto il cioccolato. Dopo aver aggiunto il cioccolato bianco e averlo girato un po' con la frusta, aggiungiamo anche il colorante rosso. Dopo aver aggiunto anche il colorante rosso, andiamo a passare la glassa con il mini piper. Dopo averla passata con il mini piper, la glassa a specchio rossa è pronta. La glassa a specchio si conserva tranquillamente in frigorifero anche per un mese. L'importante è che al momento di utilizzarla la riportiate ad una temperatura di circa 28-30 gradi, sciogliendola a bagnomaria. Grazie per aver seguito la mia video ricetta, ci vediamo al prossimo dolce.